Bonn, la città natale di Beethoven, sulle rive del Reno, e come vedete dalla cartina è piuttosto vicina al confine col Belgio, molto vicina all'Olanda, anche a Lussemburgo, quindi nella parte più occidentale della Germania, nella regione della Vestfalia. È una zona ricchissima di città. Da questa cartina non si vede, però sono veramente tutte città grandi, importanti, anche centri industriali, quelli che sorgono in questa regione, tra l'Alta Renania e la Vestfalia. E Bonn è stata a lungo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la capitale della Germania Ovest. Capitale della Germania Est era Berlino, che a sua volta era divisa. Poi, dopo la riunificazione, ovviamente il ruolo di capitale è tornato a spettare a Berlino. Ora noi siamo abituati a pensare alla Germania come a un blocco unico. Questo soprattutto dopo, almeno per noi, insomma, della nostra generazione, dopo la riunificazione tedesca, insomma, dopo la caduta del muro del 1989. E magari la contrapponiamo all'Italia, che invece viene sempre pensata come divisa, storicamente sappiamo che l'unità d'Italia è arrivata molto tardi, ci sono tanti dialetti, ci sono tante cucine, tante culture, tanti modi di vivere anche diversi. E, beh, la Germania non è da meno invece. Questa cartina che vedete è la situazione degli stati tedeschi dopo la pace di Vestfalia del 1648, uno dei grandi trattati di pace che hanno segnato la storia d'Europa. Ora, guardando questa cartina c'è un po' da impazzire, vedete che mosaico incredibile di staterelli, ducati, arcivescovati, vescovati, contee, elettorati, principati, margraviati, landgraviati, tutti nominalmente, formalmente facenti parte del Sacro Romano Impero, ma in realtà stati di fatto indipendenti, spesso anche in contrapposizione tra loro. E spesso anche in guerra tra loro o alleati di potenze che facevano la guerra ad altri stati, quindi l'autorità dell'imperatore che aveva sede a Vienna ed era della casa d'Austria, della casa di Asburgo, era spesso una questione o solo formale oppure un'autorità che era ogni volta da riguadagnarsi e da cercare di ricostituire a prezzo di grandissimi sforzi e anche di guerre, di battaglie, di enormi sforzi diplomatici. E non dimentichiamo le divisioni religiose. L'Italia perlomeno è sempre stata solo cattolica, invece la Germania di quel tempo era segnata da divisioni profondissime dopo la riforma protestante tra cattolici e a loro volta i protestanti erano divisi in luterani e calvinisti. E Bonn era la capitale dell'elettorato di Colonia. Elettorato perché il principe, quello di Colonia, come tutti gli altri principi dell'impero, in teoria erano elettori dell'imperatore, poi nella pratica con gli anni invece gli imperatori venivano scelti su base dinastica, quindi ad esempio nel periodo di Beethoven gli imperatori erano tutti della casa d'Austria, di Asburgo, Lorena. Questa è la residenza del principe elettore che si trova a Bonn. L'elettorato si chiama di Colonia perché, ecco, questo è il bellissimo duomo di Colonia, perché in origine appunto era Colonia la capitale e la sede che poi venne trasferita a Bonn. E ai tempi di Beethoven questo era Maximilian Friedrich, era lui il sovrano, che aveva la caratteristica, come tutti gli altri suoi predecessori, di essere dei religiosi, erano dei vescovi o arcivescovi, che governavano, quindi che avevano sia il potere religioso che quello politico, quindi erano delle vere e proprie teocrazie, anche se poi di fatto il comportamento, ecco, di questi sovrani era del tutto simile a quello dei sovrani secolari, ecco, dei sovrani che non avevano l'abito sacerdotale. Ecco, parlavamo prima della voglia del padre di Beethoven di avere un bambino
bambino prodigio, prodigio della musica sulle orme di Mozart, e qui abbiamo proprio una descrizione di una serata in casa dei Fischer. Abbiamo già incontrato questa famiglia che ospitò, insomma, come in affitto la famiglia Beethoven fino al 1785, quindi dove Ludwig passò un bel po' della sua giovinezza, fino ai 15 anni. E qui c'è il testo di una pubblicità per gli intenditori di musica di Colonia, dove si dice che lo Hoftenorist dell'elettore di Colonia, che cioè era il padre di Beethoven, che aveva questa carica di Hoftenor, cioè di tenore di corte, avrà l'onore di presentare due scolari, cioè due suoi allievi, che erano uno questa Mademoiselle Averdonk, che era un contralto, e soprattutto il suo figlioletto di 6 anni. Ora, questa pubblicità di questo avvenimento era del 1778, quindi Beethoven in realtà aveva 8 anni. Quindi vedete, c'è già quello scarto di 2 anni di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e questo bambinetto di 6 anni si sarebbe esibito con diversi concerti per pianoforte e trii, da cui si spera che il pubblico avrà un completo piacere, tanto più che entrambi hanno già avuto l'onore di farsi sentire col più grande piacere di tutta la corte. E quindi è facile, dice Buscaroli, qui immaginare gli applausi e la soddisfazione del padre, soddisfatto di questo nuovo Mozart, anche se ovviamente non sappiamo poi che cosa abbia suonato questo bambino di 6, anzi 8 anni. E in realtà è facile pensare che abbia anche improvvisato, perché questa sarebbe stata poi una delle arti in cui Beethoven avrebbe sempre dato il meglio di sé nei concerti, il momento della libera improvvisazione. Finché non arriva il momento in cui il padre stesso di Beethoven si rende conto che il ragazzo ha bisogno di un'altra guida. Non so se per limiti delle capacità di insegnante di suo padre. Finché non venne il momento in cui Johann, cioè il padre di Beethoven, si rende conto che il ragazzo ha bisogno di un'altra guida. Non so se perché a un certo punto sentì di non avere magari molto da insegnare a questo giovane così dotato, oppure se a volte magari è un po' il problema di quando un genitore insegna al bambino, no? C'è bisogno di una figura esterna, e per fortuna venne trovato in questo signore che si chiamava Tobias Pfeiffer, che, come usava a quell'epoca, venne preso a pensione in casa Beethoven, cioè gli veniva dato vitto e alloggio, cioè da mangiare e da dormire, in cambio delle lezioni di musica che avrebbe dato al piccolo. Ma questo nome è interessante perché è uno di quei nomi, anzi cognomi, che parlano del mestiere che si fa. Come da noi c'è pieno, non so, adesso mi viene in mente, come se uno si chiama Carpentieri, un altro si chiama Fabbri, un altro, no? Mugnai, eccetera, no? Ecco, Pfeiffer erano i suonatori di strumenti a fiato, dice anche la parola piffero, no? Pfeiffer, che è un nome che poi si trova anche oggi in America, no? Michel Pfeiffer, no? Quello vuol dire che sono famiglie di origine tedesca, anche se poi sono diventati americani. E questo Pfeiffer doveva essere un tipo interessante perché era uno dei 100 girovaghi del Settecento tedesco, cantante d'opera, attore, ottimo clavirista, cioè tastierista, e oboista, e si dice anche flautista, e all'occasione anche compositore. Quello che è importante è che accese nel genio bambino un fuoco non ancora conosciuto. Quante volte noi diciamo, no, il sacro fuoco, ecco, qui si accese e di sera faceva bisboccia col papà di Beethoven, andavano nelle osterie e bevevano. E fin qui andrebbe ancora bene, se non che dopo le 11 di sera, quando tornavano a casa, Ludwig il piccolo dormiva, però il padre lo svegliava, piangente, e lo metteva al clavicordo con il maestro Pfeiffer accanto e ci stavano fino a mattina perché gli piaceva lo straordinario talento del bambino.
Quando suonavano insieme e Ludwig faceva variazioni sulle musiche che Pfeiffer suonava col flauto, la gente si fermava in strada, ascoltava e applaudiva. Sono belle queste cronache che sono completamente di altro, un altro tempo, insomma, no? Cose che per noi sono inimmaginabili. Quindi Beethoven diventa molto bravo a suonare il clavicordo, il clavir. Noi pensiamo che fosse il clavicordo perché generalmente nelle case era questo lo strumento a tastiera più usato. Però a un certo punto il giovane Ludwig volle provarsi con l'organo e quindi inizia a suonare per la messa delle 6 al convento dei minori, dei frati minori, quindi dei francescani. Nel frattempo chiaramente continuava a fare le scuole, quindi il tirocinio, il ginnasio, eccetera, finché non compare questo signor Gilles van den Eeden, che era il più bravo tastierista di Bonn, però in realtà era fiammingo, come ci dice il nome, avete visto Bonn era vicina all'Olanda, che era primo organista della cappella elettorale, quindi un personaggio molto importante, era andato in pensione nel 1780 e pare che fosse proprio Max Friedrich, cioè il principe, il vescovo elettore, a affidare il ragazzo a questo grande maestro. E quindi, insomma, oltre a essere un bravo sovrano, si dimostra anche un attento intenditore di musica perché riconosce, e forse è tra i primi a riconoscere veramente, al di là delle doti di bambino prodigio, ma a riconoscere veramente il talento di questo bambino. E qui chiaramente c'è la discussione su chi sia stato il primo maestro di Beethoven. Ora, a sentire Beethoven, il primo maestro di Beethoven è quello di cui ho parlato prima, cioè quel signor Pfeiffer. Tanto che gli rimase riconoscente e continuò a mandargli soldi quando poi Beethoven andò a Vienna, continuò ad aiutarlo finanziariamente, quindi evidentemente aveva un legame molto forte con quest'uomo. E secondo altri, invece, fu questo van den Eeden a istruirlo bene all'organo e addirittura a dargli un modo di suonare che poi Beethoven si portò dietro anche nella carriera di pianista. Io non sono pianista, non sono tastierista, non so bene in cosa consista questo, però evidentemente c'è un modo di suonare la tastiera che fa sì che si riconosca chi proviene dall'organo, anche quando poi va a suonare il pianoforte. In genere si parla di una maggiore pesantezza, quindi non c'è quel gioco perlato, no? Leggero sui tasti, ma c'è uno stile un po' più duro. E il grande merito però di Max Friedrich è quello di avere sollecitato il grande Christian Gottlob Neefe a prendersi cura della formazione musicale del ragazzo. E qui siamo di fronte non alla discussione su chi sia il primo maestro in senso cronologico, ma su quale sia stato il più importante. E qui leggo questa bellissima pagina, dalle prime pagine di questo libro, in cui si spiega come il genio da solo non basta. Se al momento in cui si rivela e sente la sua mente ribollire dei grandi progetti e visioni, non gli sorge accanto quella forza che, aggiungendosi alle sue non ancora mature, gli indica la strada. Altrimenti può smarrirsi e spegnersi. C'è un limite sotto il quale le energie che la natura ha deposto nel genio giovane non riescono a venire alla luce e rimangono schiacciate. Questo era successo, qui si parla poi del confronto con la storia di Bach giovane, di quella poi parliamo un'altra volta. E insomma si chiede che cosa sarebbe diventato Ludwig van Beethoven se non avesse incontrato un grande maestro, questo Christian Gottlob Neefe, che gli fu indicato anche lui dal principe Max Friedrich, e del quale parleremo poi nel prossimo video.